Alchimisti, buongiorno. Bentornati qui su PNA, Plant Nutrition Alchemy. Io sono Mauro e questo è il canale, come sempre, dedicato a noi appassionati di agricoltura e nutrizione delle piante. Oggi, in particolare, vi voglio parlare di questo bestio qua. Parliamo infatti di Dorifora della patata. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché nei giri che ho fatto in questi ultimi giorni ho notato che è un'annata particolarmente favorevole a questo coleottero. Quindi parliamone un attimo, discutiamone assieme, vi darò i miei due cent sull'argomento, sia come magari gestirlo in piccole superfici, magari in biologico, sia invece in realtà aziendali più strutturate. Andiamo a vedere quali sono i danni effettivi che possono arrivare sia dalla forma adulta che da quelle più giovani, che sono anche più voraci. Andiamo a vedere proprio da dove arriva, come è nato, come ci mordicchia le foglie, come vedete, e in sostanza andiamo a conoscere un po' meglio questo insetto. Questo, come sempre, però, dopo la sigla. Prima di proseguire, ricordatevi di iscrivervi al canale, è importante per far crescere il canale stesso, per valorizzare un pochino il lavoro che faccio e che facciamo qui. E attivate la campanellina, altrettanto fondamentale per non perdervi i prossimi argomenti e i prossimi video. E poi vi ricordo il canale Telegram, trovate il link in descrizione. È una piccola community, però devo dire molto attiva, in cui ci scambiamo domande, arrivano commenti, ci sono post di articoli, insomma, molto interessante se siete appassionati di agricoltura come noi. Infine, il sito www.winebow.it è un sito ancora in fase di costruzione per molte cose, però in generale è la casa del progetto PNA fuori da YouTube, quindi dateci un occhio se volete scoprire anche altre cose che faccio. Ma passiamo subito all'argomento di oggi, che è davvero molto interessante. Eccoci, prima di proseguire, come sempre vi ricordo che non è solo concimazione quella di cui parliamo sul canale, ma è nutrizione, oggi in particolare poi è un po' di difesa, e soprattutto che questo è il canale giusto se, oltre a sapere come si fanno le cose, vi interessa anche conoscere i perché. Tra l'altro, non so se notate, ma ho un layout leggermente diverso questa volta. Ditemi magari nei commenti se vi piace questo nuovo assetto oppure preferivate quello di prima. Dorifora della patata. Come vedete da questa immagine, la dorifora si declina in maniere molto diverse e soprattutto a vari stadi di sviluppo. L'insetto tutti dannosi per la pianta, tranne le uova. Vabbè. Però insomma, vedete che sulle piante possono coesistere diversi stadi dell'insetto in diversi momenti. È per questo un insetto che può essere un pochino problematico in alcuni casi. Esistono metodi di sintesi, chimici di sintesi, esistono metodi biologici, ne vedremo tutti quanti. Ora però, nello specifico, per prima cosa, andiamo a conoscere un po' meglio nel dettaglio il nostro amico o nemico a seconda dei punti di vista, però andiamo a scoprire da dove arriva, qual è il suo ciclo, e quindi conoscendolo un po' meglio andremo poi a studiare le maniere migliori per affrontarlo. Allora, il suo nome vero è Leptinotarsa decemlineata. Questo è il suo nome scientifico, decemlineata ovviamente perché ha le 10 lineette proprio sul dorso, lo vedete anche dalla foto. Bene, ma da dove arriva? Qual è la sua storia? Vediamola in breve, magari giusto due o tre spunti per capire qual è stata la sua evoluzione. Facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo negli Stati Uniti, in particolare nel Nebraska. Siamo circa agli inizi, metà del 1800, e si cominciano a vedere le prime apparizioni di questo insetto.
prime apparizioni, nel senso che è la prima volta che magari ci si scontra direttamente, proprio perché con l'arrivare della colonizzazione degli Stati Uniti, del periodo del 1800, si cominciano a consolidare le culture nel Nord America, campi sempre più grandi, colture sempre più intensive, ed ecco che alcuni insetti che prima magari erano solo un danno passeggero cominciano a crescere. La dorifora è proprio uno di questi. In particolare diventa famosa e salta alle ribalte della storia dell'agricoltura in Colorado. Siamo intorno al 1865 più o meno. E in questo periodo si ha un'infestazione di dorifora veramente enorme, da cui prenderà il nome proprio negli Stati Uniti di Colorado Potato Beetles. Quindi stiamo parlando del proprio, prende il nome comune proprio dalla prima grande infestazione che ha fatto. Successivamente, insieme ai viaggi, all'importazione, all'esportazione di prodotti, di coltivati e il passaggio delle persone tra l'Europa e gli Stati Uniti, si trasferisce anche qui in Europa, in particolare in Inghilterra. In Inghilterra fa infatti la sua comparsa alla fine del 1800 e in parte viene debellata, riescono a contenerla. Come? Allora, il metodo più usato durante anche i periodi di larga infestazione sia negli Stati Uniti che in Inghilterra è stato quello, uno, del raccoglierli a mano, due, di liberare il pollame in mezzo alle colture. Infatti il pollame andava ghiotto di questo coleottero e si prendevano due piccioni con una fava, cioè si riusciva da un lato a dar da mangiare a basso costo al pollame e dall'altro si aiutava a ripulire largamente il campo. Sta di fatto che però in Inghilterra, pur essendo arrivato, siamo riusciti a contenerla qui in Europa e non ha fatto particolari danni in quel periodo. Torna però fortissimo a presentarsi a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Siamo infatti nel 1945, dove viene rilevata in Francia. Qui, ecco, i danni sono maggiori e non si riesce a contenerla. Da qui in poi diventerà endemica in moltissime parti d'Europa e soprattutto troverà un ambiente particolarmente favorevole qui in Italia, dove le abbiamo dato il nome dorifora della patata e dove, in sostanza, nelle annate peggiori comincerà a fare veri e propri danni. Con l'arrivo della chimica ovviamente si è riusciti molto meglio a gestire questo insetto, tuttora per quanto faccia danni in agricoltura convenzionale si hanno armi per combatterlo. Si tenga però presente che con l'andare del tempo molti principi attivi vanno a scomparire per diversi motivi, altri sono limitati nel numero di trattamenti e quindi attivare una vera e propria lotta integrata tra metodi biologici o comunque fisici e meccanici diventa fondamentale per non perdere completamente la guerra contro questo insetto, che negli anni sta diventando anche sempre più resistente ai principi attivi che abbiamo. Ne abbiamo meno e l'insetto è più resistente. Quindi buona pratica è integrare tutti i metodi e vedremo tra poco quali sono. Questa è la sua storia, adesso entriamo un pochino però più nel suo ciclo e vediamo come arriva a fare danni alle colture. Questo è il danno principale, cioè la defogliazione vera e propria della pianta. La dorifora è un coleottero crisomelide polifago, vuol dire che si adatta a mangiare piante anche molto differenti. Dopodiché il danno che fa è evidente, è quello di una defogliazione totale, anche il fusto viene consumato nel caso sia molle e le forme più voraci però non sono quelle adulte, vedete qua,
ma sono le larve di primo stadio e di secondo stadio. Quindi in sostanza sono le forme giovanili, quelle più voraci, quelle che fanno il danno maggiore. Adesso andiamo a vedere però su quali piante va, insomma, ad attaccarle in maniera diretta. Come abbiamo detto, è assolutamente un insetto polifago, quindi si adatta a mangiare colture diverse. Le solanacee però sono in assoluto le sue preferite, quindi patate, melanzane, peperoni e anche pomodori. Capite bene che se avete un'azienda con un orto intensivo o un piccolo orto in cui ogni anno queste colture finiscono sul terreno, gli stiamo creando un ambiente davvero favorevole. Se poi ci si mette il clima proprio come quest'anno, beh, la frittata è fatta. Entriamo nel dettaglio del suo ciclo. Allora, il suo ciclo comincia ogni anno con degli adulti che emergono dal terreno sostanzialmente quando le temperature sono superiori ai 14 gradi. E se pensate al clima che stiamo avendo in questi anni, il loro ciclo si sta precocizzando sempre di più, il che vuol dire avere ancora più generazioni. Comunque, torniamo a noi. Emergono dal terreno quando il terreno è a 14 gradi e cominciano a riprodursi quando la temperatura dell'aria è mediamente intorno ai 16. Depongono le uova, quindi diciamo gli adulti svernanti depongono le uova tendenzialmente sulla pagina inferiore delle foglie. Dopodiché si va a blocchi di 15 giorni più o meno, di stadio in stadio, questo dipende un pochino dal clima, e le uova diventano larve primo stadio in una quindicina di giorni, che cominciano ad alimentarsi delle pite. In altri 15 giorni più o meno vanno al secondo stadio e quindi si lasciano cadere sul terreno e si impupano. Dopo altri 15 giorni, quindi circa 1-2 settimane, ripeto, il clima influisce molto sulla velocità, emergono di nuovo degli adulti che ricominceranno il ciclo, quindi si riprodurranno, deporranno uova e così via. Mediamente da noi, nelle annate migliori, si arrivava alle due generazioni complete, quindi tre se contiamo anche quella svernante, gli adulti svernanti, ma diciamo due cicli completi. Due cicli completi ed era già piuttosto importante. Con le temperature, come dicevo poc'anzi, e il clima, insomma, che va ad allungare il periodo in cui questi insetti sono attivi, cominciamo ad avere anche tre generazioni, se non quattro in alcuni casi particolari. Ecco, tenete presente quindi che la dannosità dell'insetto sta aumentando. Bene, questo a grosso modo è il suo ciclo. È importante conoscerlo perché vedremo che conoscere il suo ciclo significa arrivare dopo a individuare le parti fondamentali del ciclo stesso in cui andare a gestire questo simpatico amico. Ecco, in questa immagine che vedete adesso vedete circa tutti gli stadi. Quindi l'adulto, le uova, in questo caso sono sulla pagina superiore, ma badate, spesso e volentieri li trovate sulla pagina inferiore della foglia, nelle foglie rivolte a est tendenzialmente, cioè quelle che hanno un orientamento particolare. Il monitoraggio, vedremo, è fondamentale. E infine vedete i due stadi larvali, ovviamente ci sono anche delle modifiche che per passare dall'uno all'altro, ma in generale questi due sono i due principali stadi larvali. Quando l'insetto è in quel due stadi lì è particolarmente vorace, quindi andrà in maniera molto aggressiva ad attaccare le nostre piante e quindi vedremo, può essere, come abbiamo visto anzi poco fa, è decisamente molto dannoso. Bene, ora parliamo di come gestire e difenderci da questo coleottero. Qui a lato vedete, tra l'altro, un'immagine che ho scattato io in campo l'altro giorno in una pianta che era già stata attaccata in maniera molto importante e quindi bisognava ulteriormente pensare a come gestire la situazione.
Vediamo un po' i quattro pilastri della difesa per questo insetto. Il primo è gestire l'ambiente, perché gestendo l'ambiente noi possiamo limitare moltissimo il suo sviluppo, tra poco vediamo. Il monitoraggio è altrettanto importante, perché riuscire a monitorare il momento esatto in cui o effettuare un trattamento o cominciare a gestire il problema è un'altra parte essenziale, un altro pilastro della difesa da questa patologia, da questo insetto. Limitare la prima generazione, il terzo dei nostri pilastri, perché se noi limitiamo la prima generazione, quindi quella che nasce dagli insetti svernanti, dagli adulti svernanti, beh, abbiamo fatto, non dico il 90% del lavoro, ma sicuramente il 60-70% sì. E infine abbiamo la lotta attiva, cioè quando l'infestazione è forte c'è poco da fare, bisogna intervenire in qualche modo, in maniera attiva. Vedremo come è possibile farlo, sia in maniera biologica, sia in maniera convenzionale. Non facciamoci illusioni, però c'è differenza tra i due approcci. Bene, andiamo a esaminare un pochino più nel dettaglio questi pilastri. Allora, le armi principali che noi abbiamo sono le rotazioni. Con la rotazione delle colture sensibili su uno stesso terreno, con cicli di più di 2 anni, ci aiuta a combattere questo insetto per l'85%. Vuol dire che ruotando, non mettendo mai sullo stesso terreno, nella stessa area, badate, è importante questa distinzione, colture sensibili, la patata è la più sensibile, però vuol dire anche peperoni o pomodori, abbiamo visto le melanzane, insomma, avendo una rotazione ampia delle solanacee, noi andiamo ad abbattere l'85% della popolazione di questo insetto per diversi motivi. Uno, perché non gli diamo un nutrimento che a loro interessa, quindi quei pochi individui tenderanno a volare via, a migrare, a cercare delle zone con un maggiore intensità di nutrimento. Secondo punto, favoriamo i patogeni naturali di questo insetto, per cui avendo tutti gli insetti a loro disposizione e non potendosi riprodurre, aiuteranno ad abbattere ulteriormente la popolazione. Questi sono i vantaggi del metodo più importante di tutti. Ogni 2 anni bisogna cambiare, vuol dire che le patate possono tornare sullo stesso terreno per non più di 2 anni di fila, e aspettiamoci che al secondo anno avremo una pressione di dorif maggiore dell'anno precedente. Colture consociate. Si è visto che alcune colture come le liliacee hanno un'azione leggermente repellente. L'estratto di aglio, per intenderci, è anche in legge come induttore di resistenza. Quindi hanno una sostanza che disturba questi coleotteri. Per cui, diciamo, se abbiamo una piccola superficie, un piccolo orto, e inframmezziamo questo tipo di cultura, abbiamo una leggera azione repellente. Non pensate che questo possa essere la soluzione definitiva, ma è un tassello che, inserito insieme agli altri, ci può dare un aiuto. Sfasamento del ciclo colturale, un altro punto. Vuol dire che visto che il clima sta cambiando, dovremo anche cercare di fare in modo che le nostre patate arrivino sul terreno magari prima che l'insetto arrivi alla sua massima potenza e che quindi possa recarci troppi danni. Considerate che una bassa pressione dell'insetto dopo la fioritura delle patate potrebbe non arrecare dei danni così gravi, soprattutto se avete delle produzioni piccole o domestiche su cui potete anche intervenire manualmente o con altri metodi. Quindi valutiamo lo sfasamento proprio del ciclo colturale. La pacciamatura. La pacciamatura può essere naturale o meno, può essere un aiuto.
può essere un aiuto perché? Perché se noi andiamo a pacciamare il terreno nella fase soprattutto degli adulti svernanti, dell'emergenza degli adulti svernanti, e riusciamo a renderla più difficoltosa, se non addirittura impossibile, quindi impediamo all'adulto svernante di raggiungere la pianta e deporre le uova sulla pianta. Beh, stiamo rallentando notevolmente la possibilità di riproduzione dell'insetto, che vi garantisco è davvero molto alta. Cioè, in un campo, davvero in poche generazioni, possiamo avere milioni di insetti sulle piante. Quindi questo è pacciamatura, e questo ovviamente torna utile anche nelle generazioni successive, dove impediamo sempre comunque l'emersione degli adulti dal terreno. Insetti predatori. Possiamo sia liberarli noi nell'ambiente, un esempio è l'Edovum putleri, quindi una vespina, tipo vespe cinesi, non so come le chiamate dalle vostre parti, ad ogni modo vanno a parassitizzare l'insetto, quindi sono un grosso aiuto, ma ce ne sono anche altri in natura. Ad ogni modo, favorendo la presenza di questo insetto o addirittura liberandoli noi nell'ambiente, abbiamo un altro modo di gestire la pressione della dorifora nel nostro campo, sempre in maniera abbastanza naturale. Ovviamente questa la possiamo considerare una lotta attiva, liberare degli insetti predatori. La metto però nella gestione dell'ambiente, perché quello che stiamo cercando di fare non è soltanto andare a colpire, ma è gestire l'ambiente, cioè creare un ambiente che non sia favorevole per l'insetto. E infine la gestione delle infestanti, perché come abbiamo detto il nostro amico coleottero è estremamente polifago. Se noi abbiamo delle zone con erbacce, arbusti e abbiamo una grande varietà di infestanti, con tutta probabilità tra queste c'è qualche infestante particolarmente adatta a fungere da sostituto alle nostre patate. Quindi vuol dire che l'insetto, anche negli anni in cui noi non magari piantiamo solanace, troverà degli altri posti in cui alimentarsi, riprodursi, e quando noi torneremo a piantare patate sarà pronto ad attaccarle con tutte le sue forze. Ecco, questo era il primo pilastro, la gestione dell'ambiente. Vedete che possiamo fare davvero tante cose anche solo gestendo l'ambiente di coltivazione. Ma andiamo a vedere il secondo dei nostri pilastri. Eccoci, secondo pilastro, monitoraggio. È importantissimo monitorare le nostre piante. Dobbiamo assolutamente fare in modo di sapere esattamente se la dorifora c'è e a che stadio è. Si parte con rilevare la generazione svernante. Dobbiamo stare attenti e provare a vedere, a capire quando la prima generazione svernante sta arrivando. Questo perché? Perché deporrà le uova, e quindi dobbiamo andare a rilevare le prime uova, perché già qui abbiamo diverse possibilità di intervento che vedremo nella fase finale di questo video. Ma dobbiamo essere sul petto, dobbiamo sapere quando ci sono. Questo vi garantisco che ci darà grandi soddisfazioni. A quel punto rileviamo le larve della prima generazione, perché sappiamo che sono molto dannose e sappiamo che da lì a poco avremo di nuovo gli adulti della prima generazione, e quindi dopo andare col tempo a verificare le nuove infestazioni, quindi quando si cominciano a sovrapporre le diverse generazioni. Tenete conto che in media, quando troviamo 10-15 insetti ogni pianta, o una pianta sì e una pianta no, possiamo considerarci all'interno di quella che è una buona infestazione di questo coleottero. Quindi monitoraggio, perché non vogliamo mai raggiungere quella soglia. In quei casi l'intervento attivo è quasi inevitabile, soprattutto
se siamo a cavallo, in prefioritura o a cavallo della fioritura. Vediamo però adesso davvero il terzo dei pilastri e poi andiamo alla lotta. Come vi ho già accennato poco fa, limitiamo la prima generazione. Vuol dire che dobbiamo provare ad agire sia sugli adulti svernanti che sulla prima generazione in modo da tenere sempre basso la pressione dell'insetto. Questo lo facciamo con il monitoraggio, ma lo facciamo anche con degli accorgimenti specifici, qualcuno l'abbiamo già visto nel primo pilastro, ad ogni modo andiamo con una rimozione manuale degli individui o delle uova, con trattamenti preventivi che va con lo scopo di colpire gli insetti svernanti o le prime larve e liberando gli insetti parassiti. Questi sono i modi più pratici. Ad ogni modo dobbiamo fare di tutto perché la prima generazione sia davvero più scarica possibile, se non riuscire addirittura a bloccare tutto. Nelle annate a bassa pressione, già facendo così, spesso abbiamo risolto il problema. Adesso però andiamo al quarto pilastro, la lotta attiva. Entriamo un pochino in quello che possiamo davvero fare attivamente. Quando ricorriamo alla lotta attiva vuol dire che tutti gli altri metodi hanno fallito. Vuol dire che l'insetto è riuscito a riprodursi e siamo in una situazione tipo questa che vedete nella foto. Quindi, cosa dobbiamo fare? Abbiamo in questo caso ovviamente i due grandi temi. La lotta convenzionale, che anche nell'agricoltura moderna e nell'agricoltura integrata deve essere limitata, deve essere un'ultima risorsa proprio quando non possiamo farne a meno. Questo sarebbe l'obiettivo. Ad ogni modo ci sono diversi principi attivi, ve ne presento qui tre, ma ripeto, è un settore comunque sempre in evoluzione. Abbiamo cetamiprid, metaflumizone, clorantraniliprole, scusate ma è impronunciabile, ecco, questi sono tre, ad esempio questi sono quelli che qui in Emilia Romagna sono consentiti nei disciplinari di lotta integrata. Tenete presente che di questi prodotti abbiamo pochi trattamenti, 2-3 al massimo. Ora voi capite che se questi 2 o 3 non li andiamo a centrare puntualmente nei momenti chiave dell'insetto, saremo costretti a trattare lungo tutto il ciclo della pianta e noi questo non lo vogliamo, ok? L'obiettivo è sempre quello di impattare il meno possibile con prodotti di sintesi, non perché questi siano il male assoluto, ma semplicemente perché nascono con l'idea di essere usati in maniera razionale. Quindi razionale vuol dire integrare tutto il resto dei sistemi, del resto si chiama lotta integrata proprio per questo. Andiamo innanzitutto a utilizzare gli altri metodi, quando l'infestazione è ingestibile ricorriamo a questi principi attivi che se sono tarati al momento giusto, vi garantisco, possono davvero risolvere il problema. In particolare vi consiglio il secondo di questi, il metaflumizone, perché è un principio attivo decisamente nuovo con dei livelli di tossicità per le api, per i mammiferi, davvero bassissimo. Quindi tutti i vari principi attivi mi piace particolarmente. Detto questo, ripeto, questa è una via. Ora vediamo i principi attivi e gli strumenti che abbiamo in biologico, contando che possono essere tranquillamente usati anche in lotta integrata. Quindi nei disciplinari potete usare tutto quello che vedrete in biologico, lo potete anche usare in lotta integrata. Quindi diciamo, questi che vedete qua sono davvero uno strumento che andrebbe usato proprio quando le alternative sono perdere davvero tanta produzione e un'azienda convenzionale non se lo può perdere.
Ma andiamo adesso a vedere diciamo tutto quello che riguarda il biologico. Bene, lotta attiva biologica, principi attivi naturali. Anche qui abbiamo dei principi attivi, ma sono di origine naturale e di estrazione naturale. Allora, si parte dallo spinosad, che ha all'interno della spinosina. È tuttora un principio attivo, poi in realtà è un insieme di molecole, non è una sola, però è ancora in fase di studio per molte cose, ed è un'estrazione assolutamente naturale da alcuni attinomiceti tellurici. E è un insetticida biologico, assolutamente consentito in agricoltura biologica, ed è efficace. Ok, passatemi il termine. Considerate sempre che efficace in biologico ha una valenza. Raramente però si raggiungono i livelli di abbattimento che si possono raggiungere con i prodotti e le molecole di sintesi. Ad ogni modo, in questo caso si hanno davvero buoni effetti sia con lo spinosad che con il Bacillus thuringiensis. Anche in questo caso stiamo utilizzando dei parassiti, patogeni per l'insetto stesso, e quindi andiamo davvero a creare del danno all'insetto. Anche il Bacillus thuringiensis è assolutamente ammesso in agricoltura biologica, e quindi andiamo a cuor leggero. Abbiamo l'azadirachtina, che è il principio attivo naturale contenuto nell'olio di neem, ok? Ha una sua valenza. Ecco, vi faccio però una precisazione: gli ultimi due che vedete, dei quattro che ci sono, davvero hanno un'efficacia decisamente inferiore allo spinosad e al Bacillus thuringiensis. Quindi sono, possiamo considerarli dei dissuasori, cioè qualcosa che rende l'ambiente poco favorevole all'insetto più che veri e propri prodotti abbattenti. Ad ogni modo, azadirachtina e Bauveria bassiana, che è un fungo patogeno. Allora, soprattutto quest'ultima, ci sono, ve l'ho messa perché ho trovato alcuni articoli scientifici che parlano che soprattutto negli Stati Uniti o in altre zone ha avuto una discreta efficacia, però è ancora davvero molto in bilico per quanto riguarda la dorifora della patata. Ne è comprovata una certa efficacia sugli elateridi, ma sulla dorifora, insomma, c'è ancora un po' di dibattito in me. Ve la riporto perché sono convinto che una minima azione ce l'abbia, e non punterei tutta la difesa sulla Bauveria bassiana. Ok? Allora, ricapitolando, prodotti di sintesi quando la situazione è davvero non gestibile, o comunque in maniera mirata, proprio magari sulle prima generazione, siamo molto indietro nel ciclo, le patate non ci sono ancora, insomma, magari con un principio attivo moderno che ci dà una bassissima tossicità e un bassissimo impatto ambientale, e se no tutti i principi biologici. Abbiamo in principale spinosad e Bacillus thuringiensis. Con questi due vi garantisco che il vostro lavoro lo fate. Se poi li andate a posizionare per bene, come dicevamo all'inizio, sugli adulti svernanti o la prima generazione, credete a me, potete fare davvero un grande lavoro. Se poi davvero le gestite tutto per bene, con la gestione ambientale, il monitoraggio, la rimozione manuale, e usate questi proprio nei casi più pesanti, direi che di armi ne abbiamo davvero tante per gestire questa patologia, anche in maniera piuttosto sostenibile. Bene, questo era tutto. Ovviamente, come sempre, sono disponibile per tutte le domande del caso, quindi noi passiamo al riassunto finale e poi ci salutiamo. Riassunto. Allora, oggi ci occupiamo di dorifora della patata, un coleottero che arriva dalla lontana America
alla fine del 1800, da noi sviluppato a cavallo, intendo da noi in Italia e in Europa, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 45, nel 1945, da lì si è diffuso. Il danno principale lo fanno le larve, ma anche gli adulti, e sostanzialmente porta a una totale defoliazione delle piante. Se non controllato, può davvero devastare orti e aziende agricole, ovviamente anche superfici più grandi. Attacca pomodori, melanzane, ovviamente la patata e anche i peperoni. Ci sono anche altre piante, davvero polifago come coleottero, quindi stiamo attenti a tutto ciò che abbiamo nell'orto ogni anno. Vediamo ora il suo ciclo. Il suo è un ciclo che si sviluppa in diverse fasi. Abbiamo gli adulti svernanti che escono dal terreno, depongono le uova sotto la pagina inferiore delle foglie. Queste uova si schiudono, danno origine a due tipi diversi di larve che defogliano la pianta. Infine, le larve cadono nel terreno, si impupano, diventano adulti, che a loro volta riescono e ricominciano il ciclo deponendo le uova. Questo è il loro ciclo in breve. Cosa possiamo fare noi? Beh, la lotta contro questo insetto si basa su quattro pilastri fondamentali. Il primo è la gestione dell'ambiente, il secondo è il monitoraggio, il terzo è controllare la prima generazione, quindi gli adulti svernanti, e infine la lotta attiva. Beh, gestire l'ambiente significa gestire le nostre piante tramite rotazione, avere magari una buona pacciamatura che renda difficoltoso agli insetti svernanti uscire. Significa gestire le infestanti per rendere meno facile all'insetto trovare nutrimento anche nelle annate in cui noi non piantiamo solanace. Significa assolutamente liberare insetti insetti predatori di questo coleottero, e in generale significa gestire il campo al meglio. Il monitoraggio è fondamentale perché dobbiamo capire esattamente quando è il momento giusto di effettuare i primi trattamenti o effettuare delle rimozioni manuali. Se noi arriviamo nel momento in cui ci sono i primi adulti svernanti, o ancora meglio le larve della prima generazione, abbiamo davvero fatto il grosso del nostro lavoro qui. Monitoraggio. Il terzo punto, come vi ho appena detto, è la controllare la prima generazione. E infine abbiamo la lotta attiva, quando proprio non possiamo fare a meno che andare dentro perché l'infestazione è troppo grande. Possiamo farla sia in maniera, diciamo, biologica, quindi con prodotti assolutamente consentiti in biologico, sia in maniera convenzionale con alcuni principi attivi. I principi attivi di sintesi andrebbero usati proprio quando, se ovviamente non siete in biologico, e soprattutto se l'infestazione si comincia a fare davvero grossa. Viceversa abbiamo i metodi biologici, Spinosad e Bacillus thuringiensis sopra tutti gli altri sono quelli che impattano di più. Abbiamo anche però azadirachtina con l'olio di neem e la Bauveria bassiana. Questi ultimi due però considerateli più che altro dei repellenti, perché sì, ci sono alcuni articoli scientifici che parlano di una leggera efficacia su questo coleottero, ma non è mai presente uno studio che dica sì, è possibile fare un controllo completo solo con queste due cose. Questo era la sintesi di tutto quanto. Spero di aver aggiunto qualche cosina a quello che già si trova in rete, che devo dire è assolutamente corretto, ma spesso manca di alcune informazioni, cioè tipo cosa integrare, quando qualcosa è veramente efficace e quando invece è solo un repellente. Insomma, spero di avervi dato un panorama assolutamente più completo. Bene, per oggi è davvero tutto. Noi come sempre ci vediamo la prossima settimana, con tutta probabilità con una live, come già stiamo facendo in questo periodo, quindi alterniamo una settimana video, una settimana live.
Da quando uscirà, come sempre, l'avviso della nuova live, troverete il form per mandarmi le domande aperto e quindi ci vedremo, insomma, ci interagiremo di persona. Questo è davvero tutto, come sempre, buona agricoltura a tutti e buona estate.